perché quello che la Rete Commons ha fatto in questi anni è stato lottare contro un piano rifiuti che, come tutti sapete, ha distrutto una regione intera. E questo significa che comunque noi abbiamo declinato la parola alternativa rendendola pratica, rendendola visibile a tutti. Abbiamo parlato di beni comuni quando ancora non c'era la moda, tra virgolette, di parlare di beni comuni. E credo che la questione sia nata proprio insieme ai comitati che si sono uniti in campagna per proporre alternativa. Il fatto di parlare di ambiente ci ha permesso di declinare appunto in maniera pratica e pragmatica questa parola alternativa e di parlare anche di qualcosa che influisce proprio sulle vite materiali delle persone, perché si parlava di salute, si parlava di distruzione di un territorio. Quindi credo che la nostra esperienza possa servire da esempio per quella che è la giusta declinazione del termine alternativa. È vero, forse se ne parla troppo, è un termine abusato, e anche beni comuni forse è un'espressione abusata anche da chi non potrebbe declinare nella giusta maniera questa espressione, ma se noi riusciamo a prendere come esempio proprio questi movimenti che sono stati capaci di fare rete, di fare della relazione tra di loro una reale ricchezza, credo che appunto la parola alternativa e l'espressione beni comuni assumano un reale significato. La fase che si apre adesso è particolare, soprattutto credo di non poter prescindere dall'analisi della fase della nostra città, perché comunque i movimenti che si sono mossi attorno al tema dei beni comuni sono riusciti anche a influenzare quella che è la gestione che adesso si appresta ad essere implementata da parte dell'amministrazione comunale nuova. E questo significa che comunque si deve passare dalla fase della resistenza per i beni comuni a quella del governo per i beni comuni, e in questa fase è fondamentale quella che è l'apertura alla partecipazione per rendere giustizia a quelli che sono i veri protagonisti di queste lotte che hanno appunto portato all'attenzione di tutti una devastazione che è stata lunga decenni. Per cui io penso che la cosa fondamentale sia raccontarsi fra diversi e avere sempre l'umiltà di raccontare quelle che sono le proprie battaglie sui propri territori, ma anche ricordarsi che l'umiltà non è falsa modestia, perché non dobbiamo mai dimenticare che comunque è merito nostro se realmente si parla di alternative. E quindi avere l'atteggiamento di raccontarsi con umiltà ma senza falsa modestia, secondo me è la scelta giusta per poter andare a costruire sia eventi che aprano nuove stagioni, sia le fasi da attraversare tutti insieme. Grazie. Daniele Romeo, Assemblea Medicina da Sapienza. Allora, oggi la crisi ci mette di fronte a fatto che molti hanno già detto, cioè il fatto che i governi nazionali oggi non decidono più sulle nostre vite, ma sulle nostre vite decide invece un governo transnazionale fatto da enti che come la finanza, come la BCE, ci impongono dei diktat sotto forma di una manovra economica che spezza completamente le gambe oggi al tessuto sociale italiano e a tutti coloro che questa crisi già da tempo la stanno pagando. E questo significa privatizzazioni, significa tagli ai diritti, tagli al welfare, distruzione di tutto quello che rimaneva dello Stato sociale. Allora, noi dall'anno scorso all'interno dell'università, mobilitandoci contro la riforma Gelmini, abbiamo capito già da subito che non era possibile fermarsi a criticare quella riforma, anche se quella riforma aveva già in sé gli elementi di quella che è oggi la manovra. Aveva già in sé gli elementi di privatizzazione, di tagli ai diritti, di tagli al welfare, ma soprattutto di cancellazione della ricerca. Ed è proprio qui che noi siamo partiti, ed è sul tema della ricerca di un'alternativa che noi ci siamo fondati e che abbiamo portato avanti tutta la nostra elaborazione. Già dalle giornate di piazza con i
e con il grande giornale di risurrezione del 14 dicembre abbiamo veramente posto il tema di un'alternativa concreta e reale al tema della precarietà e di una generazione non più giovane. Quindi dobbiamo assolutamente partire da questo e renderlo veramente attuale e capire anche come questa ricerca di alternativa non si può limitare ai propri steccati, come diceva già bene prima Giussiano, non si può limitare alle nostre parzialità, ed è questo lo spirito che ci ha portato qui oggi a fare questa assemblea, ma è lo spirito che anche durante tutta la primavera scorsa ci ha portato a fare sperimentazione, quindi dalla ricerca alla sperimentazione di una nuova forma di guerra, che non parta più da uno Stato, ma che parta da noi, dall'organizzazione del tessuto sociale che oggi vive la crisi e che meglio di altri è assolutamente soltanto può dare lui la risposta effettiva a questa crisi. E quindi solo il tessuto sociale può auto-organizzarsi e determinare un cambiamento della società, e questa è l'alternativa che oggi noi ci troviamo di fronte a raccontare. E allora è questa alternativa che noi dobbiamo portare in piazza il 15 ottobre. Il 15 ottobre è una giornata in cui noi dobbiamo portare in piazza tutto il nostro, riprendere le mobilitazioni studentesche, ripartire dai tessuti, appunto dai territori che abbiamo incontrato, e ripartire dalle sperimentazioni di welfare che abbiamo costruito durante questo periodo. E allora proprio in avvicinamento di quella giornata, verso il 15, noi dobbiamo produrre delle giornate tematiche, delle capacità di porre al dibattito nazionale quali sono i temi dell'alternativa nostra, i temi della casa, del reddito, del welfare. Dobbiamo essere in grado oggi veramente di porre anche in termini di vertenze concrete questa alternativa, il tema dell'alternativa qualificandolo, ed è questa qualificazione attraverso delle tappe che ci portano al 15 ottobre, che porterà gli studenti precari in piazza a esprimere anche una radicalità e una capacità di tenere insieme questo tumulto e questa democrazia, questa capacità costituente che non si deve esaurire all'interno del 15 ottobre, ma che deve essere immediatamente costruzione di uno spazio comune che possa superare questa data e che possa attraverso quelle tappe di avvicinamento continuare a portare avanti vertenze e un'alternativa reale e concreta, perché oggi non possiamo trovarci di fronte a una crisi dove la gestione il governo dei territori e dei beni comuni si è lasciato in mano a governi corrotti e incapaci come il nostro, oppure alla finanza e a degli enti come la Banca Centrale Europea. Dobbiamo oggi veramente dirci che possono oggi risolvere e portare una soluzione reale, un'alternativa, sono chi vive in un'istituzione sociale, chi vive in i territori e che ogni giorno si mobilita per essi. Grazie. Allora, adesso c'è Francesca Rocco, coordinamento precario universitario dell'FLC, e poi Alessandro Furretti della Rete 29 Vita. Ribadiamo l'invito a stare in silenzio dietro, magari passate la voce ancora indietro, così riusciamo a farci capire. Allora, ciao a tutti, innanzitutto io fuori retorica volevo prendermi 30 secondi per ribadire l'apprezzamento della scelta dei compagni e delle compagne di questo luogo per fare questa assemblea, e perché penso che questo luogo da un lato sia paradigmatico di quello che sta succedendo nel paese, e c'è la cultura dei cinema, dei teatri, delle università, degli enti di ricerca e quindi tutti quegli spazi di produzione di cultura e di libero sapere, e la loro sostituzione con le logiche della speculazione e dell'indebitamento privato, con le logiche del grande vinci, e quindi continuare a porre delle ipoteche sul futuro di questo paese. Però dall'altro lato penso che questo luogo sia anche il luogo della speranza, e di quella speranza che nasce appunto dal fatto che una mobilitazione, come è stato ricordato all'inizio, grazie a una mobilitazione che ha visto insieme pezzi del mondo culturale di questa città, pezzi di quartiere, anche più diversi tra loro, studenti, precari dell'università e quant'altro, abbia permesso, come veniva ricordato, che al posto delle slot machine qui oggi ci sia esattamente invece un'assemblea che possa costruire uno spazio pubblico che discute dell'alternativa esattamente a questa idea di paese e all'idea di paese di cui un po' quelle slot machine sono portatrici. Ora detto questo,
sociale, del welfare, ancora una volta si colpiscono sempre di più le fasce più deboli, le fasce più giovani e quant'altro. Quindi è appunto una situazione che peggiora con un'accelerazione insomma straordinaria, però anche di straordinaria opportunità. Straordinaria opportunità che passa per il 15 ottobre, passa per il 15 ottobre, l'ha ricordato solo Michele De Palma, lo voglio fare anche io, perché è la prima data di mobilitazione europea contro la gestione di questa crisi, contro le politiche per rispondere alla crisi, quella mobilitazione europea che abbiamo tanto evocato anche negli scorsi mesi e che finalmente appunto ci troviamo a vedere costruita nei fatti il 15 ottobre, in cui partecipano da Londra a Tunisi, dove anche ci sarà una manifestazione, da Lisbona a Berlino, mobilitazione, soggetti anche diversi tra loro, dagli indignatos ai movimenti inglesi, a quello che si muove in Italia e quant'altro, però su parole molto comuni che appunto parlano di porre uno stop alle politiche monetariste, alle politiche depressive, alle politiche di uscita dalla crisi che colpiscono i più deboli, di porre uno stop alla chiusura degli spazi di democrazia nei paesi come Conti d'Avorio, eccetera eccetera. Quindi opportunità che passa per il 15 ottobre e che è l'opportunità esattamente di costruzione di quell'alternativa di cui questa mattina, in questa prima mattinata si è parlato, un'alternativa di cui io voglio solo dire una cosa: in un momento, soprattutto in Italia, di crisi verticale delle istituzioni, ma della politica, delle forme dell'organizzazione della politica a 360 gradi, da destra a sinistra, è vero che buttare giù questo governo, mandare via Berlusconi è una priorità, ma è vero, come è stato detto, che non è in nessun modo sufficiente. Dicevo, in un momento di crisi, di degenerazione tale della politica tutta, oggi un'alternativa che è un'alternativa a questi idee di paese, che è un'alternativa a questo modello di sviluppo che è strutturalmente in crisi, che è un'alternativa che prova non solo a difendere gli spazi di democrazia attuale, ma anche ad aprirne di nuove, non può che nascere da una mobilitazione sociale generale che avrà un momento importante anche nella piazza del 15 ottobre e che ovviamente si pone in continuità con le mobilitazioni dell'ultimo anno, sono un minuto quindi vado a chiudere e non mi dilungo su questo, si pone in continuità con le mobilitazioni dell'ultimo anno, ma che si pone anche il problema di come per l'appunto colmare quello scollamento, quel solco tra il politico e il sociale, tra il ceto politico e la società civile che mai come oggi è stato grande. Qui si ricordava che cosa dice oggi la politica sull'università, che cosa dice oggi la politica sul lavoro, che cosa dice oggi la politica sul futuro, che non è solo innanzitutto il futuro delle nuove generazioni, ma è anche il futuro di un cinquantenne che oggi perde il lavoro e si trova di fronte al mercato del lavoro, non quello di 50 anni fa, ma si trova di fronte al mercato del lavoro che mi trovo di fronte io, che si trova di fronte a uno che si laurea oggi, quel mercato del lavoro privatizzato, senza diritti, quella senza di welfare, di un reddito minimo garantito e quant'altro. Quindi questa è una mobilitazione che si ponga il problema di ricucire quel solco tra politica e società e quindi di rinnovare radicalmente, come solo una spinta insomma di popolo può fare, le forme attuali della politica, le forme attuali di rappresentanza politica e i soggetti stessi che oggi fanno politica, anche le persone in carne e ossa, perché oggi il problema è anche riportare, far pesare nuovamente in questo paese, riportare al centro della decisione un punto di vista di parte che è la parte dei soggetti deboli, che oggi è totalmente assente non solo in Italia ma nelle politiche europee. Alessandro Ferretti, dal 29 aprile, e poi